Alstom ha presentato a Mati la linea di impregnazione più avanzata al mondo per materiali filtranti destinati al settore auto, trasporto pesante, gas turbine e abbattimento polveri industriali. L'investimento di circa 17 milioni e mezzo di euro nello stabilimento di Mati era stato annunciato nel dicembre 2010 ed è stato realizzato nel rispetto dei tempi e costi previsti. La nuova linea si pone all'avanguardia nel settore dei materiali filtranti ad alte prestazioni ed è, all'atto della sua introduzione nel mercato, l'impianto tecnologicamente più avanzato al mondo per questo tipo di prodotti. L'avanzamento, diciamo, in questo momento a livello mondiale è lo stato di avanzamento migliore per quanto riguarda l'impregnazione di carte filtro destinate al mercato dell'automotive, al mercato del trasporto pesante, ma anche gas turbine e depolverazione industriale. I nostri materiali vengono convertiti in filtri da parte dei nostri clienti per queste applicazioni. Noi come Alstom siamo in questa zona ormai dagli anni 60 nel settore filtrazione e nel settore etichette e quindi è una continuità nella fiducia che l'investitore estero nutre nei confronti di questa azienda perché ha saputo rinnovarsi negli anni. In questo momento sicuramente questo investimento ci dà delle garanzie di occupazione che altrimenti non sarebbero così scontate senza queste innovazioni. Speriamo che in futuro si possa anche arrivare a degli aumenti occupazionali, però intanto ci garantiamo la posizione di mercato che nel quadro attuale non è secondaria.